Benvenuti in questa nuova top 5 in Borderlands 3. Oggi vedremo le 5 migliori pistole in tutto il gioco, punto. Non importa la marca, la rarità o quello che volete. Tutte le armi saranno consacrate questa volta, visto che stiamo vedendo le cose migliori, ma nella build del mio personaggio non ci saranno bonus, danno arma, revolter o cose del genere. Sarà solo la forza delle armi che verrà mostrata. Inoltre non saranno in ordine di forza perché sono tutte armi forti in base alla build e al vostro personaggio. Per cui possono tutte andare bene, possono tutte far schifo. Di sicuro però sono quelle che faranno sempre danno in qualunque modo le utilizziate. E partiamo subito dalla quinta delle 5 armi, e cioè la pistola leggendaria Jacobs Maggie. Questa pistola è una delle più semplici e allo stesso tempo delle più forti del gioco. È un revolver che spara 6 proiettili per sparo. Ogni proiettile che fa colpo critico di quei 6 può rimbalzare verso nemici vicini, quindi potete avere fino a 6 proiettili che rimbalzano. Ha una ricarica velocissima, ha un danno alto, alta precisione. Cosa si può chiedere di più? È ovviamente una pistola perfettissima per flak. Anzi, suggerirei di utilizzarla solo su flak. Sugli altri personaggi, altre pistole fanno meglio della Maggie. Ma ho voluto comunque mostrarvela anche la Mara per farvi vedere che il danno lo fa a prescindere. Vedete che i nemici van giù. Bisogna solo fare colpo critico. Se siete interessati a ottenerla, ci sono due metodi per ottenerla. Il primo è quello di andare ad eliminare il secondino team a Flodmore Basin e la otterrete con un 15% di drop rate, quindi dovrete farmarla un bel po' per ottenerla. Mentre il secondo metodo è più garantito il drop, ma è molto più difficile. Dovrete sconfiggere la strega del fervore nella vera prova di fervore, quella che rende la prova come un raid boss. In quel caso la strega avrà più HP di Emovora, sarà il raid boss con più alta vita del gioco. Se riuscirete a sconfiggerla però avrete un 50% di possibilità di ottenere una Maggie, per cui non mi sembra un brutto affare. La quarta pistola di questa lista è la Tizzy. La Tizzy è una delle pistole più divertenti, però ha un grosso lato negativo ed è per quello che non è al primo posto delle più forti. Cosa fa la Tizzy? È una pistola COV che quindi non ha un caricatore fisso, bensì si rompe dopo essersi surriscaldata. Quello che fa è molto semplice. Quando arrivate nella barra che quell'ultimo pezzettino che vi dice che l'arma si sta surriscaldando, allora questa pistola otterrà diversi bonus. Fire rate molto più alto, ci metterà molto di più a rompersi. Ogni 6 proiettili ci sarà un colpo extra che andrà a rimbalzare e andrà intorno ai nemici, volerà nell'aria, saranno quei missiletti un po' a ricerca, un po' no, che vedete sparare ogni tanto. E ogni 12° colpo è amped, quindi potenziato, e farà il 70% di danno in più. Ora, quest'arma ha un fire rate assurdo. Il problema è che se non state attenti finirete i proiettili dopo i primi 5, 6, 7 nemici. Questo è il lato negativo. Se quest'arma potesse avere molto più caricatore, rigenerare i proiettili o qualcosa del genere, e no, il regen di Moz non basta, allora quest'arma sarebbe sicuramente la pistola più forte del gioco. Ma col fatto che finirete i proiettili così velocemente, la potrete usare solo contro i boss o contro specifici nemici, per cui non mi sento di dire che è la più forte. Di sicuro è tra le 5 più forti del gioco. Se vorrete ottenerla però dovrete faticare. È un'arma del DLC5, quindi vuol dire che la potrete ottenere solo in botte bottino Arms Race. Nello specifico, dal boss finale di botte bottino, con un praticamente 4,6% più o meno di drop rate, o la potrete ottenere nella zona dell'Anker Bunker, nelle due casse rosse, con 8,3% di drop rate ciascuna, sempre nell'Arms Race, oppure avrete un'alternativa, in questo caso siete fortunati. Ancora una volta una vera prova, la vera prova di istinto. Se riuscirete a completare questo mini raid boss, con un 50% di possibilità potrete ottenere la Tizzy, e personalmente io preferisco farmarla in quel modo. Arms Race è molto difficile da farmare, non mi piace molto, detto sinceramente. La terza pistola su questa lista è la Lightshow. La Lightshow è un'altra di quelle pistole estremamente semplici, non ha nessun effetto speciale.
sparate, a ogni sparo spara 4 proiettili e quei 4 proiettili sono a forma di quadrato, ma la canna della pistola ruota e quindi il quadrato ruota. Fine. Non ha effetti speciali, non ha bonus, non ha altro. Semplicemente ha il pattern dei proiettili così. Perché è su questa lista? Perché è stupidamente forte. Ha tra i danni più alti del gioco un alto caricatore e un alto fire rate, oltre ad avere molti proiettili. Risultato? Con molte build potrete usarla senza problemi. Infatti questa pistola può funzionare su Moz, può funzionare su Amara, funziona su Flock e funziona su Zane. Perché può essere anche elementale, perché ha un altro fire rate, perché ha un altro magazine. Ci sono mille ragioni, ma funziona su ogni personaggio. Basta avere la versione adatta per la vostra build. Come ottenerla? Sarà molto semplice. Fa parte del DLC 3 ed è facilissima da farmare. Dovrete andare alla foresta di Ossidiana ed eliminare l'asso Dactyl, quello pterodattilo miniboss. 33% di drop rate. L'unica cosa, fate attenzione perché quel miniboss vola sul vuoto ogni tanto, oltre che sulla mini arena dove lo potete combattere, per cui se lo eliminate sul vuoto la pistola casca nel vuoto. Dovrete andarla a recuperare nella macchinetta del bottino perduto, sperando che non sia sovrascritta da altre leggendarie, nel caso ne abbiate già troppe lì dentro. A parte quello, è facilissima da ottenere. La penultima pistola su questa lista è la Free Radical. Era un po' un pari merito questo posto. Ero indeciso tra la Free Radical e la Hellshock. Ma alla fine, ho fatto i miei test con le varie build, la Free Radical vince. Per cui ho inserito quella. Cosa fa la Free Radical e cos'è? È una pistola Maliwan leggendaria che spara sfere di energia e sarà sempre solo elettrica. Quindi solita palletta di energia che fa danno splash. Ora, ogni volta che andrete a colpire un nemico, non importa se sia critico o no, sparerà dei proiettili aggiuntivi che andranno a ricerca come fanno i cecchini Jacobs, diciamo, e andranno a ricerca a colpire il nemico più vicino, spesso quello che ha generato il proiettile, a volte i nemici vicini intorno. Questi proiettili a ricerca non faranno danno splash, però un'arma che già 100 passa 1000 di danno base, più proiettile extra ogni colpo che fa 100 passa 1000 danno base, potete ben capire perché è su questa lista. Ha un danno enorme, ed essendo un'arma che fa danno d'aria, è elementale, ha dei proiettili a ricerca, funziona anche questa su tantissimi personaggi, infatti funziona su tutti e quattro. Su Amara, danno d'aria ed elementale, su Moz, danno d'aria. Su Flak è una pistola che ha un altissimo danno e precisione, quindi va benissimo con l'invisibilità. E su Zane può letteralmente farla diventare una minigun e siamo già a posto così. Per cui, wow. Se la vorrete ottenere, avrete un metro, o diciamo un metro e mezzo. Fa parte del DLC 6 Director's Cut, la potrete ottenere come world drop all'interno di tutte le mappe del DLC. Inoltre, potrete andare da Beef Blixen, quello che si trova al Karas Canyon, il miniboss finale di quella mappa, e con un 30% di possibilità vi andrà a droppare quest'arma, quindi è anche molto facile da farmare per essere un'arma così forte. Avevo tantissime alternative per l'arma da mettere nell'ultimo posto disponibile di questa lista. L'Hellshock l'abbiamo nominata prima, la Quick Draw e molte altre, però alla fine ho deciso di sceglierne un'altra. Qualcosa di un pochino originale, e sì, su questa lista ci starebbe bene anche l'Unkempt Herald, non vi preoccupate. Quella pistola è tipo nell'Olimpo delle pistole. Ho scelto la Seventh Sense, perché? Perché è una pistola che pochi conoscono, ma è allo stesso livello di tutte le altre di cui abbiamo parlato oggi. Cosa fa quindi questa pistola Jacobs? È una leggendaria che sparerà il solito laser, diciamo, stile King's Call, Queen's Call, e fa il suo danno. Inoltre, ogni volta che andrete a colpire un nemico, genererà una sorta di proiettile barra anima che volerà verso l'alto per qualche secondo. Andare a ricaricare farà in modo che tutti questi proiettili in aria vadano a schiantarsi sul nemico. Ora, essendo che la maggior parte saranno in aria e la maggior parte dei nemici ha una testa, quando vanno giù andranno quasi sempre a colpire la testa del nemico facendo molte volte danno critico,
per cui potete già capire perché sia perfetta per Flak. In più, è sempre solo congelante, è elementale, per cui va benissimo anche per Amara. I danni critici non fanno bonus extra, sembra ogni tanto che facciano un proiettile in più di quelli che volano, ma non ci scommetterei. In più, quei proiettili quando vanno a impattare sul nemico faranno danno splash, per cui è perfetta anche per Moz. Insomma, è una pistola che anche questa è perfetta per moltissimi dei personaggi. Se vorrete ottenerla, fa parte del DLC2, Gunslove and Tentacles, e la potrete trovare nei Cankerwood andando a completare tutta la serie di missioni Cold Case, quelle dell'investigatore Briggs. Una volta che le avrete completate tutte, lui vi darà questa pistola. Solo la versione leggendaria è così forte. Potrete ottenere durante la missione anche la versione epica, ma quella fa schifo, sappiatelo, per cui non andate ad utilizzarla. Ripeto ancora una volta, ci poteva stare anche l'Hellshock in questa lista, ci poteva stare anche l'Ankhamt Herald. Ho cercato di inserire un paio di armi che non sempre vengono inserite nelle top. Spero vi siano piaciute e cliccate qui per vedere un'altra delle mie top 5.